oggi. Un saluto, buon pomeriggio, la diretta radio, la diretta Facebook, un Amarcord, che è quello di oggi, che facciamo per avvicinarci, diciamo così, al Rally di Como che si svolgerà a fine mese. E noi oggi abbiamo qua il nostro amico Guido Biondi, che è già venuto la volta scorsa ed è tornato con piacere. Ciao Guido, innanzitutto. Ciao Marco, buon pomeriggio a te. Ecco qua, adesso ci sentiamo meglio, perfetto. Ciao Guido, dicevo. Ciao. E un grandissimo pilota che a Como ha fatto davvero tanto la storia dell'automobilismo comasco assieme ad altri. Lui ha vinto, adesso c'era una disquisizione, 1/2 rally di Como, non lo so, lui Secondo me dice uno solo, allora mettetevi d'accordo. Comunque Gigi Martinelli, io l'ho visto anni fa quando correva, lo rivedo oggi con piacere, ma in formissima, Guido, è spettacolo. È un uomo che è praticamente calato nella formalina dagli anni 80 dei rally. Allora, uno specialista, bisogna dirlo, perché bisogna dire queste cose, è uno specialista delle ruote posteriori. Lui ha corso con le macchine più potenti che abbiamo visto qui sul lago, la corsa storica di Como, ma è veramente un uomo per ogni stagione nei rally ha fatto tutto, ha vinto quello che giustamente doveva vincere, ma con non macchinette, con macchine grandi. Poi ce lo facciamo raccontare la 037, la Ferrari, la è stato lui è uno specialista anche della Porsche. Anche la Porsche, bravo. E tra l'altro, a proposito di Porsche, io faccio vedere qui, ci avevamo mandato la foto della Porsche con il numero 1 che Gigi Martinelli ha usato, non so quanti anni fa, credo parecchi anni fa, caro Gigi. 84. Allora, innanzitutto, se prendi il microfono anche tu, sì, buon pomeriggio, caro Gigi, davvero un piacere averti qui. Comasco. Comasco puro. Comasco, pensate un po' a... possiamo anche dirlo, certo. 73 anni. Ma glielo facciamo un applauso. Ma glielo facciamo perché glielo è portato. Sono 73 anni, Gigi, complimenti. Grazie, straordinariamente, grazie. Perché li porti, vabbè, nessuno ti dà 73 anni, eppure l'anagrafe dice così. Dice così. Senti, la passione per le macchine? Ma è nata, direi, per caso, perché quando ero giovane ho letto che c'era il trofeo A112. Io avevo in quel periodo una 112, Gigi. Ho cominciato a fare qualche garetta con la 112, poi siamo passati alla Fulvia, poi ho fatto qualche garetta con un Alfa Romeo GTV e finalmente poi sono arrivato alla Porsche, dove direi che ho avuto delle grosse soddisfazioni. Qual è stata la macchina più bella, Gigi, così a bruciapelo? Allora, in assoluto per macchina da corsa la 037. La 037. Era una belva di quanti cavalli? Te lo ricordo, quanti 320. 300 cavalli. Ecco, macchine potentissime. Tu hai combattuto con grandi piloti, tra cui ricordo i fratelli Gerpi, Pigoli, Cucirelli, bravo, sì, esatto. Quindi era veramente, erano gli anni d'oro anche del rally proprio di Como, no? Comasco. Questa è una Porsche che tu mi dici, che anno era questa con la numero 1? Te lo ricordi, Gigi? 1983. Ah, 83. In effetti è una vettura che è un po' datata. E poi qui ti vediamo con quella bianca che è la Ferrari, giusto? La Ferrari 37, esatto. Rally di Varese, diciamo. Rally di Varese, sì, esatto. Beh sì, in effetti questa è ancora appunto la Ferrari di Gigi Martinelli. Poi ne ha mandato un'altra che adesso andiamo a trovare, che è questa qua, è un'altra auto che è la 037, sì, esatto. La 037, eccola qua, esattamente. Per cui macchine che hanno segnato una storia dell'automobilismo, non solo comasco, vero Gigi? Certo, sì, anche in tutta Italia e in Europa hanno corso le 037, le Porsche, anche il Rally di Monte Carlo, per cui sono macchine notevoli per i rally. Allora, ne hai vinto uno o due di sti rally di Como? Io perché... sono convinto di uno, Guido dice due, ma Guido, spiegaci un po'. Bisogna fare un distinguo. Però il vincitore, perché... che si ricorda uno solo... Allora, secondo me lui ha vinto nel 1985 e nell'87, perché nell'85 è... Con che macchina, te lo ricordi? No, questo non me lo ricordo, no, però... Ho fatto un piccolo errore, il rally di Como l'ho vinto nell'84 con la Ferrari, con il navigatore Redaelli con la Ferrari nell'84 e basta, quindi Gigi non hai... 85, e vabbè, sono passati veramente 30 anni, sono passati con Redaelli, l'hai vinto? Con Redaelli. C'è un aneddoto piccolo da raccontare. Dai, racconta, che si fa piacere. La prima gara che facevo con la Ferrari, dopo aver corso tutto l'anno prima e anche lo stesso anno con la Porsche,
Peppino Zonca mi aveva fatto questo regalo di poter partecipare al Como con una Ferrari di Pinariolo. Spieghiamo chi è Peppino Zonca, scusami. Vai. Peppino Zonca è uno dei maggiori, ormai non c'è più purtroppo, grandissimi preparatori, specialista in Porsche, almeno io lo conobbi nell'ambito Porsche, esatto. E poi si convertì alle vetture performanti come Ferrari e ha voluto Martinelli, non ha voluto uno per caso. Leo, Gigi, vedendo questa immagine che tu mi hai mandato, ti ringrazio, sono... veramente, confrontandole con le vetture di oggi, Gigi, fa un certo effetto. Sì, certo. Cioè, nel senso che erano vetture ugualmente, sono vetture ugualmente potenti a quelle certo, di oggi, certo. No? Alle VRC. Però, ecco, vedere così sembra proprio di vivere un'altra epopea. eppure, insomma, vetture potentissime. Stiamo sempre parlando di 40 anni fa, 35-40 sì, anni fa. Più o meno, fa. Sì. No, quindi quello di oggi lo possiamo definire qui a Sport Magazine un vero e proprio Amarcord, ma anche quello con Corrado Viviani 2 settimane fa. Bellissimo. È stato un bellissimo Amarcord con Guido. E la prossima settimana ce ne abbiamo un altro? La prossima settimana, ma dobbiamo svelarlo? No, o il segreto? Diciamo che ce n'è un altro. Un altro perché vogliamo avvicinarci così con questi grandi piloti alla Rally di Como 2019 che poi si svolgerà a fine mese. Era un percorso anche diverso, vero Gigi? Beh, sì. Diverso, è completamente diverso il modo di poter di correre questo rally. Ai nostri tempi si correva esclusivamente di notte. È vero, è vero. Si partiva di sera all'imbrunire, se non sbaglio, vero Gigi? Verso le 6 alla sera. Bravo. E si arrivava alle 8:30, 9:10 della mattina del giorno dopo. È vero, quindi un rally tipicamente... Oggi invece si corre 4 prove il sabato, 4 prove la domenica, tutte di giorno, per cui diciamo sono più impegnative per le macchine, però per i piloti molto molto meno fatica. Ti trovi in questo automobilismo di oggi? No, io sono molto amico e lo vedo quasi tutti i giorni, Maurizio Verini, che sicuramente lo conoscete di nome. È stato qui a trovarci qualche mese fa, era l'estate, Corrado Fontana, un grandissimo. Che cogliamo l'occasione per salutare, e sarà protagonista questo rally di Como ovviamente. E in effetti anche lui mi diceva che sono cambiate un po' le cose. Lui ha vissuto un po' questa, diciamo così, transizione. Bravo Gigi, ecco. In effetti Corrado, che ne ha 27 di rally di Como, ha vissuto un po', e adesso è uno dei protagonisti con le sue performance, e vuole ovviamente anche quest'anno cercare di incrementare il bottino. Dicevi che rimpiangi un po' però il vostro tempo. Sì, no, il problema è questo, dice appunto Maurizio Verini, parliamo spesso di queste cose, anche lui quest'anno molto probabilmente riesce a fare ancora il Monte Carlo, ma con una macchina storica. E si parlava di questo e diceva che sono tempi completamente diversi. Loro quando facevano il Monte Carlo era tutta notte, neve, ghiaccio. Quest'anno, da questi anni poi, corrono di giorno. È vero. Ripeto, sempre impegnativo, ma molto più semplice. Da pilota, Gigi, scusami, è più affascinante correre di notte, di giorno? E quali sono anche le difficoltà, ovviamente, da pilota? Sicuramente correre di notte c'è molto molto più fascino. Le difficoltà rispetto al giorno d'oggi è che durante la notte devi abbastanza fidarti delle note che ti dà il navigatore. Di giorno puoi anche, non dico andare a vista perché le velocità sono molto elevate, però perché lì c'è un navigatore che poi dopo si incavola perché il suo ruolo lo rivendica. No, ma per l'amor di Dio, ripeto, andare al navigatore è sempre importantissimo, però per il pilota è più semplice correre di giorno, insomma, ecco, ci sono molte meno difficoltà, le luci, insomma, è diverso. Tu cosa preferisci, Guido, la notte o il giorno? Io ho sempre preferito la notte, mi identificavo molto di più nei rally di notte, di giorno c'erano effettivamente un po' più di distrazioni. Ai tempi nostri c'erano prove speciali molto più lunghe, orari massacranti, tappe pazzesche. Non c'era quasi tregua. Cioè, non c'era tregua. Da una prova alla, cioè, si andava in continuazione, una via l'altra, una via l'altra, giusto? E poi si arrivava al mattino, come ha detto Martinelli. E c'erano proprio degli specialisti di questi tipi di gare, cioè c'erano coloro che facevano veramente l'unica tappa unica, come a Rally di Como, gli specialisti Martinelli, vogliamo citarne altri, Pigori, Gelpi, avanti di questo passo. Poi c'erano quelli che facevano le gare europee o mondiali, e lì c'era veramente gioco al massacro, perché si dormiva 3-4 ore per notte, quando andava bene, e tappe pazzesche. Ecco.
questa era la caratteristica delle nostre gare, dei nostri tempi. Quindi notte anche per te, notte. Ovviamente. Senti, quali sono le doti maggiori di questo uomo qua che è qua al tuo fianco e che ha avuto appunto una vittoria, allora al Rally di Como, a quanto pare, due, va bene, dice uno, e comunque era uno che andava forte. Sì, insomma, c'era una corrente di pensiero e anche, diciamo, di guida a quei tempi, perché c'erano gli specialisti di determinate vetture. Allora, l'evoluzione della Porsche, che ha visto i Casati, ha visto i Martinelli, ha visto i Pigoli, si è poi portata su vetture differenziate ed evolute come Ferrari, come Lancia 037, e lì praticamente si è creato uno spartiacque tra la old generation e la new generation del rallismo. Diciamo che erano specialisti e sì, passatemi il termine, scannavano in una notte da leoni. Perché in quella notte da leoni, che fosse asciutto, che fosse bagnato, i 350 cavalli, che fossero un trazione tutto dietro Porsche, una Ferrari di nuova concezione, che solo vederla scendere dal palco di partenza uno diceva la Ferrari. Ma ricordo che avevi fatto fatica proprio a scendere dal palco di Piazza Cavour. È uno degli aneddoti di più di 30 anni fa che ricordo, ero anche più giovane, decisamente più giovane, anche Martinelli, sicuramente eravamo tutti molto più giovani, e mi incuriosiva, mi affascinava insomma questa Ferrari portata da Martinelli. Bellissima. Di solito in quel periodo appunto c'erano le 037, ecco, e invece la Ferrari, lui è riuscito a portare la Ferrari e l'ha portata alla vittoria, quindi veramente è uno straordinario. Poi quando uno c'ha il piede. Se ne parla ancora adesso della vittoria Martinelli sulla Ferrari, non è che... perché non è che era una cosa così proprio, no, tutto scontato, si parla di più della Ferrari che ha vinto. Certo, sì, però... Senti Gigi, ma tu non hai mai provato, non lo ricordo, giuro, sulla pista, mai? Un'esperienza tragica. Cioè, scusami se posso permettermi. No, se... Ho tentato una volta tramite il preparatore Orlando di Bergamo, che aveva un 190 Mercedes pronto per la pista. E sono andato a fare le prove e durante le prove... Quale pista possiamo dire? Monza. A Monza. Mi passavano da tutte le parti i vari giudici, sportellati, più non posso, al secondo giro mi sono fermato e ho detto non è il mio campo. No, davvero? Sì, ho detto, no, è incredibile questa cosa. Io sono pazzi. È incredibile che cioè uno un piede come Martinelli che dice no, mi fermo, e però, ecco, è vero, è diverso la completamente diverso. Completamente, perché lì hai... 20 giri con 20 che non, curve che non, sempre le stesse. Non avrei detto questa cosa, Gigi. Io pensavo che se uno era bravo a fare rally poteva essere molto bravo. Difficile, perché nei rally hai l'imprevisto, hai la sabbia, hai le foglie, il bagnato, cioè non sai mai cosa ti capita in pista. O piove o c'è il sole, e poi fai la tua bella gara, vanno fortissimo, però per me sono dei pazzi, perché sono cioè, non molla mai nessuno lì. Cioè il piede è sempre giù tutto, insomma, sostanzialmente. La stessa cosa ai pistaioli dei rallisti. Dei rallisti, quindi, esatto. C'è sempre questo contraddittorio, ma più, passami la parola, pelo, il rallista che corre in qualunque condizione, con qualunque vettura, o il pistaiolo, che quello è sempre... esatto, chi ha più coraggio, chi ha più tutte e due, se è difficile, è come è una cosa impossibile da dire. Senti, hai trasmesso la passione magari ai tuoi figli, tu Gigi? Ma mio figlio, il secondo Luca, ha tentato la strada partendo dai go-kart, però sinceramente si era già piazzato anche bene le prime 5 gare che aveva fatto, ma poi abbiamo dovuto desistere perché veramente c'erano dei costi sui go-kart erano inverosimili. Davvero? Quindi, cioè, ma è anche così oggi? Quindi quando Lucchino ha cercato di fare qualcosa nel go-kart, parlo del 2005, mi avevano chiesto 5.000 euro a gara. Cioè una gara che durava 10-12 giri, capito? Per fare un campionato di 7-8 gare dovevi mettere lì 30-40 mila euro per la cosa, più le assistenze e quant'altro, per cui era una cosa... costi proibitivi, no, costi veramente proibitivi, Gigi, assolutamente sì. Ah, comunque un po' di passione l'hai portata a casa, sì, no? Sicuramente, ma anche l'altro, Mattia, anche lui non è così sfegatato, però gli piacciono le macchine, insomma, anche a lui. Con che macchina giri oggi, Gigi? Dunque, allora, oggi come oggi sono in attesa di decidere, però giro con una Suzuki Swift. Ah, una Swift, va bene, ok, perfetto. È tutta un'altra roba rispetto alla 037, rispetto alla Ferrari, beh, insomma. E senti, un po' ti manca però questo mondo, questa... Cioè, ti piacerebbe essere giù al via
a fine ottobre? Sicuramente anche con una macchina di auto storica. Anche con auto storiche, bravo. Che mi piacerebbe da matti, però come diciamo, zucca e melone sulla stagione. Bravo, che sono cambiati, cioè completamente. No, mi diceva una cosa importante che voglio anche sottolineare, Gigi, prima, a parte i 73 anni di lui portati splendidamente, non c'è un limite, voglio dire, per guidare, no? Cioè, se la licenza viene rinnovata dopo una accurata visita del medico, uno anche a 80 anni teoricamente può guidare. Teoricamente potrebbe farlo. Abbiamo l'esempio con Gigi Fontana, papà di Corrado. Papà di Corrado, che corre ancora normalmente, è iscritto anche al Como e fa il suo fa la sua visita medica. Quindi visita medica, superi la visita medica, ti danno l'abilitazione e puoi guidare. Perfetto. Posso raccontare un aneddoto creato nella famosissima cremeria Luisita, covo di rellisti degli anni Casati. Salutiamo. Era un obbligo la cremeria Luisita. Io ricordo che avendo qualche anno meno di lui, essendo un appassionato, mi presentavo in Luisita e dicevo, ma si può andare a vedere qualche gara? E ricordo che una sera mi dissero, andiamo a vedere il Gigi Martinelli che corre, non ricordo dove. Presentati domani che partiamo, non dormì la notte, perché sapevo che dovevo andare a vedere Martinelli che correva, che io praticamente non conoscevo, però mi dicevano, o si va a vedere uno, o si va a vedere il Dino Torto alle quattro regioni. Faccio presente che Gigi Martinelli non vinceva solo a Como, ma vinceva anche fuori regione. È vero. Il Rally delle Palme, che non è poca roba, perché gli specialisti liguri... Il Rally delle Palme non me lo ricordo, l'hai vinto Gigi? Palme, Imperia... Hai fatto bene a ricordarlo, perché in effetti, questo è un gran pilota, sicuramente. Certo. Questo è veramente un grandissimo pilota che ha avuto Como e noi abbiamo avuto il piacere oggi, davvero, grazie a Guido, di averlo qui per fare questo piccolo Amarcord in attesa della Rally 2019, che sarà, tra qualche settimana. Il tempo, purtroppo, è praticamente finito. Come era l'aneddoto? Concludilo. L'aneddoto era andare a vedere proprio qualcuno della città di Como che andava a correre. Si andava a vedere Gigi Martinelli, vieni che andiamo a vedere Martinelli a correre. E si partiva e non si dormiva la notte. Va bene. Grazie, ma non me lo ricordavo questo aneddoto. Va bene, Gigi, grazie. È stato bello averti avuto qui oggi, diretta radio, diretta Facebook, che termina.